Bologna Inside, regale al palazzo. Ci troviamo davanti allo stand della mitica Giraldi Editore con uno scrittore, Claudio Baratta, Il Bologna di padre in figlio. Da cosa è nato sto libro? Con un tifoso più che con uno scrittore. Ma il libro è nato dalla passione che condivido con mio figlio già da parecchi anni per il Bologna, essendo io di Bologna da più generazioni. Era qualche anno che avevo questo progetto, poi l'altro anno siamo partiti con la trasferta di Napoli e abbiamo cercato di seguirlo in ogni angolo. Ovviamente abbiamo scelto un anno che poi si è rivelato disastroso, però diciamo che per l'economia della narrativa questo non è stato un limite, anzi è stato forse un vantaggio, perché tante cose così particolari come l'altro anno credo che sia difficile ritrovarle. Quindi fondamentalmente si parla della passione, delle emozioni, dell'entusiasmo, delle incazzature, di tutto quello che si vive sui gradoni dello stadio, che spesso non viene descritto dagli addetti ai lavori, perché inevitabilmente gli addetti ai lavori sono in altri angoli a vedere la partita o sono addirittura anche in studio, quindi mi sembra si possa definire uno spaccato di vita reale, insomma. Sono soddisfatto, tra l'altro è venuto fuori anche un tomo abbastanza voluminoso perché sono 400 pagine e tutte scritte, quindi alla fine devo ringraziare Giraldi che ha creduto in questo progetto, che non mi ha limitato in niente nel contenuto dello scritto. Dico questo perché ci sono anche dei passaggi che possono essere anche ritenuti delicati, insomma, descrivendo l'ambiente del mondo ultras, che non è proprio un ambiente molto molto semplice, insomma, da valutare, abbastanza complesso, diciamo così. E quindi niente, sono soddisfatto, abbiamo appena presentato il libro qui a Regale Palazzo e vedo che ci sono state anche parecchi presenti, diversi rappresentanti anche importanti della curva, che è la cosa che mi interessava di più, oltre che diversi amici, quindi direi che è un bilancio per il momento molto positivo. Poi ovviamente il mio obiettivo non è quello di fare un business, insomma, ovviamente questo riguarda l'editore. Io ho portato a compimento un'idea che mi percorreva nella testa da parecchio tempo e con soddisfazione. È un piccolo esempio che sta a significare che se uno qualcosa lo vuole, poi dopo con un po' di determinazione, un po' di coraggio, poi si riesce ad ottenere, insomma. Cos'è che volevi scrivere ma non sei riuscito a scrivere sul Bologna? Ma non sono riuscito a scrivere la salvezza, ovviamente, che era quello che fino all'ultimo, fino a due giornate dalla fine, pensavo si potesse ottenere tranquillamente, mentre invece purtroppo in un anno dove c'era un livello medio molto basso abbiamo fatto di tutto per andare in B, perché ci siamo veramente impegnati, perché io dico nel libro che bastavano due o tre episodi diversi, Verona, a Bergamo, la cappellata all'ultimo minuto sul tiro di Livaia di Curci, il tiro incredibile di Balotelli a Milano col Milan, Milano in casa 3-1 a un minuto dalla fine, 3-3, tre o quattro episodi che noi eravamo salvi, ecco, senza lasciare indietro diversi altri. Quindi quella cosa che ovviamente è mancato questo, è mancato anche riuscire ad andare ovunque a seguire il Bologna, cosa che avrebbe previsto il progetto iniziale, quindi a Cagliari piuttosto che a Catania, oltre che a Napoli e a Roma, dove invece sono stato, perché a un certo punto sono mancate le disponibilità finanziarie, per cui chiaramente abbiamo dovuto privilegiare altre cose piuttosto che spendere i 50, 100, 150 euro per andare in trasferta. Questa è una cosa che però arricchisce il libro, a mio modo di vedere, perché lo rende un volume in cui molti possono riconoscere, perché io so che tanti tifosi veri della curva, molto giovani spesso, andrebbero scalzi anche in trasferta e spesso non possono andarci perché non hanno comunque la disponibilità finanziaria per poterci andare. Quindi è venuto uno spaccato di vita reale, insomma, in un periodo molto difficile come questo per tutti. Insomma. Sei ripromesso di scrivere un libro se si viene su quest'anno? Ma perché no? Bologna americano. Ma adesso vediamo, adesso io faccio altro nella vita, comunque sicuramente scrivere mi piace, anche perché io avevo già scritto due libri legati alla mia precedente attività, diciamo, di gestore di pubblici esercizi, che avevano avuto anche un certo successo, e quindi mai dire mai, perché no, insomma, potrebbe anche essere, però diciamo che, come ho detto prima nella presentazione, l'esito negativo dell'anno
per assurdo si è anche prestato ad una narrazione anche più complessa. Se fosse stato un campionato mediocre di metà classifica, veniva fuori una cosa piatta che probabilmente era meno interessante da descrivere. Noi speriamo che non venga fuori il più tardi possibile. Esatto, speriamo di non fare un altro libro e di andare in Coppa dei Campioni, cosa che, insomma, con quello che si sente dire in questi giorni potrebbe essere anche un'ipotesi non così illusoria nel giro di qualche anno. Speriamo bene, speriamo che Saputo, oltre che fare delle dichiarazioni, metta anche, come sembra, insomma, penso che venga domani, insomma, se non ho capito male, domani, sì. Ecco, metta faccia questo benedetto aumento di capitale, questo versamento nelle casse del Bologna, che ne ha tanto bisogno, sembra, per metterci in rotta di galleggiamento, per poi fare anche qualche innesto per rafforzare la squadra a gennaio, cosa che forse in alcuni ruoli ce n'è bisogno, se vogliamo venire in A tra le prime due, e poi dal prossimo anno pensare di ripetere esempi positivi come quelli dell'Udinese, come quelli della Sampdoria attuale o dell'Atalanta stessa, insomma, senza arrivare a pensare di ripercorrere le orme della Roma, insomma, da dove Tacopina viene, che sarebbe troppa grazia a Sant'Antonio, come dico io, insomma, in bolognese. Claudio Baratta, il Bologna di padre in figlio, Giraldi editore. Mi raccomando, comprate, comprate, comprate.